internet, e quindi questa ricerca al miglioramento del servizio, magari anche con una cosiddetta carta di servizio, in modo da esprimere un giudizio sul livello della qualità del servizio stesso, quindi anche rilevante questo. Per entrare però nel dettaglio, vabbè, c'è stata questa inaugurazione del vocino, come vi ricordate, qualche mese fa. Ciò ha già consentito un monitoraggio abbastanza dettagliato di tutti quanti i dati, infatti successivamente verrà illustrato in maniera dettagliata il numero di utenti che hanno conferito dall'apertura ad oggi, diviso per categoria merceologica, per flussi, quindi possiamo fare di ogni istante una schermata con un report dettagliato sia per utenze sia per quantità di materiali in ingresso e in uscita. Ciò consente appunto di monitorare in maniera costante sia il flusso di materiali e sia per esempio la spesa collegata praticamente alla gestione del centro stesso, perché ci eravamo resi conto che magari anche negli anni passati una voce di costo abbastanza elevata che andava a incidere sulle casse dell'ente, quindi di conseguenza sulle casse dei cittadini. Quindi già dall'inaugurazione sono state ritirate circa 1000 schede, se non sbaglio, ad oggi, in quanto appunto i cittadini già stanno iniziando a conferire i rifiuti in maniera differenziata, a prescindere praticamente dal discorso dell'incentivazione. C'è un regolamento che è stato approvato praticamente dal Comune, che disciplina le modalità di conferimento, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari in cui è possibile effettuare i propri conferimenti. Quindi per maggiori dettagli potete collegarvi sul sito del Comune, immagino che possiamo anche collegarlo al sito app, magari potete scaricare il regolamento dove ci sono i dettagli di tutte quante tipologie di rifiuti conferiti. Però per entrare oramai le tipologie di rifiuti sono praticamente tutte che possono essere conferite in maniera differenziata, quindi dai RAE, che sono stati i primi prodotti ad essere conferiti, agli ingombranti, agli sfalci, agli oli, alle vernici, ai pesticidi, cioè ogni tipologia di materiale può essere conferita, l'importante è che venga conferita già in maniera differenziata, altrimenti verrete praticamente, è possibile che venga appunto rifiutato il conferimento. Molte volte accade che prendono dei furgoni pieni di ogni cosa senza che appunto vengano necessariamente differenziati i rifiuti che sono gentilmente fatti in modo da fuori dal centro. Per entrare nel dettaglio, appunto, per favorire proprio questo conferimento, è stata fatta una sorta di campagna lancio con la quale praticamente l'azienda ha messo in palio praticamente attraverso le risorse che sono state trovate 5 iPad, se non sbaglio, che verranno appunto conferiti ai cittadini cosiddetti virtuosi. Questa qua è quella carta che i cittadini ricevono quando vengono praticamente a fare il primo conferimento qua. È dotato di un codice a barre per cui praticamente dalla volta successiva viene letto con questo codice a barre e viene praticamente automaticamente. Allora, quando il cittadino viene qua, il sistema praticamente è composto da questa bilancia dalla parte praticamente web. Sì, ma io già l'inclusione già da qualche mese. Allora il cittadino arriva, consegna la carta praticamente, questa qua viene letta dal sistema, ma questo non leggiamo perché non è attiva. Quindi praticamente viene identificato con il numero di cittadino, il codice utenza e tutti i suoi dati, codice fiscale, nome, cognome e dove abita. Qui sopra mobile, una bottiglia pesa 1,30 kg. Si fa conferma e poi esce una ricevuta dove viene segnato
il conferimento fatto dall'utente e a sua volta dalle 9 alle 12, da lunedì a sabato il pomeriggio, dalle 15-17 lunedì e giovedì. Anche se per un padrone è il sindaco, non batti mai, però oggi siamo qua per presentare due progetti avviati dall'amministrazione e dalla società ARPA già da circa un anno, e siamo praticamente arrivati ad una conclusione, inizio di un progetto molto intenso. Dall'apertura del centro di raccolta del Battipaglia, uno dei più all'avanguardia nella provincia di Salerno, noi già avevamo dato indicazioni su quello che avremmo fatto. Ogni singolo cittadino di Battipaglia, attraverso una carta, conferirà i propri rifiuti presso la piattaforma, e per alcune frazioni di rifiuti che hanno dimenticato attraverso l'accordo ANCI con ANI avranno innanzitutto una prima fase dei premi, e quindi abbiamo pensato di fare un regolamento che partirà dal 1 dicembre 2011 fino al 31 marzo 2012, in cui praticamente le frazioni merceologiche che andranno a conferire ogni singolo cittadino verrà tabulato in punteggi, e alla fine di questo corso, quindi al 31 marzo, daremo un premio. I premi saranno 5 iPad. E dal 1 aprile invece 2012 in poi, anziché avere dei punti, avremo una riduzione sul tasso. Poi nel dettaglio andremo a specificare come saranno regolamentati questi due passaggi. L'altro sistema innovativo che presentiamo oggi è un sistema di monitoraggio delle attrezzature presenti sul sistema, sul territorio di Battipaglia, nel senso che ogni automezzo che ha iniziato con una spazzatrice sarà dotato di un apparato satellitare che andrà a monitorare in modo continuativo quelle che sono le attività svolte sul territorio di Battipaglia. Questa azione è molto importante sia da un punto di vista di amministrazione sia da un punto di vista societario, perché da un punto di vista societario noi andremo sicuramente a ottimizzare quello che già stiamo facendo, quindi quelli che sono i costi gestionali. Sapete che dopo il personale un'azienda di igiene ambientale come la nostra ha come capitolo di spesa proprio gli automezzi, quindi gestire il parco automezzi, gestirlo in termini sia di manutenzione sia che di gestione dei consumi del gasolio è fondamentale. Dall'altro lato però diamo un fondamentale sistema non di controllo ma di interfaccia con l'amministrazione, proprio per controllare quelle che sono le attività che vengono svolte quotidianamente sulla città di Battipaglia. Allora, il lavoro svolto in questo anno da quando siamo partiti è stato molto molto difficile per le evidenti difficoltà in cui riverso un po' quasi di comune. Devo dire la verità, Battipaglia ha cercato sempre di ottemperare a quelle che sono state le emergenze sia economiche e sia strutturali derivati da una gestione passata dovuta a una non industrializzazione del ciclo dei rifiuti. Siamo riusciti, spero, lo vedrete a breve praticamente nella nostra città, a creare un vero ciclo industriale dei rifiuti, quindi regolarizzare e rendere misurabile ciò che prima non era. Questi sono gli sforzi e oggi presenteremo questi due progetti. Passo la parola al sindaco. Volevo ringraziarvi per essere qui stamattina. Questa è un'iniziativa che si colloca in modo coerente, in modo armonioso rispetto agli obiettivi che questa amministrazione intende perseguire, insomma, obiettivi che troviamo nel nostro documento politico programmatico. Noi ci siamo stati, insomma, impegnati sull'analisi, sulla valutazione delle nostre società partecipate, ma in particolare sulla società Alba 2, quindi anche sulla società Alba che riguarda la gestione dei rifiuti. Siamo ancora in una fase molto delicata, perché noi stiamo alla ricerca di un modello di organizzazione, di gestione del servizio igiene che sia ottimale in termini non soltanto di efficienza e di economicità, ma soprattutto in termini di efficacia sociale. Noi ci poniamo due obiettivi, quello di assicurare e garantire un servizio di qualità ottimale, e dall'altro di ottimizzare i costi, di ridurre i costi di gestione del servizio e quindi di ridurre quello che è il prelievo fiscale. Questi sono gli obiettivi di prospettiva
allo Stato purtroppo sono due obiettivi che non possiamo assicurare e garantire nell'attualità. Nel definire questo nuovo modello di organizzazione, un nuovo piano di raccolta differenziata spinta sul territorio che inizieremo prima della fine di quest'anno, noi ci poniamo in prospettiva anche di realizzare un progetto, una progettualità, un sistema premiante per i cittadini, cioè nel senso che il cittadino dovrà soprattutto una sorta di, ne parlavo in campagna elettorale, di un progetto competitivo a livello di quartieri, perché ci saranno quartieri che effettivamente oggi fanno una raccolta differenziata bene, però purtroppo questi cittadini pagano lo stesso in termini di tributi, pagano la stessa tassa che paga semmai il cittadino di un quartiere che non dà gli stessi risultati in termini di raccolta differenziata. Ebbene, in prospettiva si può, credo, elaborare questo progetto premiante che va a riconoscere ai cittadini un premio, una riduzione della tassa nel momento in cui si conferisce un quantitativo che consente all'amministrazione di ottimizzare i costi di gestione. E su due versanti, non soltanto sul versante della riduzione dei costi di gestione del servizio, ma soprattutto anche per quanto riguarda la lotta all'evasione, perché sono due azioni parallele, coordinate, che fa l'amministrazione. E anche il risultato in termini di lotta all'evasione deve andare a beneficio anche del prelievo fiscale. Nelle more che si realizzi questo progetto di prospettiva, iniziamo entro la fine dell'anno, la società ha messo in atto una serie di azioni che servono innanzitutto a sensibilizzare i cittadini sul significato, sulla tutela della salvaguardia dell'ambiente, un segno di civiltà, che purtroppo in questa città ci sono persone incivili che non rispettano quello che sono le ordinanze e le disposizioni sindacali, quindi ci troviamo a sopportare costi che non fanno altro che aumentare quello che è il carico fiscale. Questa è una scelta che purtroppo credo che non possiamo sottrarci a questa decisione in una prima fase. Vi ho detto già in occasione degli incontri con il comitato di quartieri, qui ci sarà questa fase di imposizione fiscale, di aumento della tassa, appunto per coprire il costo di gestione che deriva da questo nuovo modello di organizzazione, progetto Corai, che sarà rimodulato e rivisto sempre in termini di efficienza, e quindi ci sarà questo aumento della tassa, che sarà, ripeto, una decisione dolorosa, necessaria, però sarà provvisorio, perché in prospettiva nel 2013, alla fine del 2013, noi invece dovremo avere una riduzione del carico fiscale, quindi della tassa, nel momento in cui il modello ci darà i risultati che noi siamo programmati. Quindi stavo a dire, nelle more che si realizza questo progetto, la società, il presidente della società, così l'amministrazione, il figlio dell'assessore, l'amministrazione ha messo in atto una serie di attività, l'istituzione di questa, l'apertura del centro di raccolta di rifiuti, uno dei centri di raccolta più importanti, più della provincia, e poi questa iniziativa che darà possibilità ai cittadini di partecipare e di ottenere dei premi in base a dei rifiuti. È chiaro che questi obiettivi possono essere conseguiti soltanto in una condizione, quindi sia una vera e concreta partecipazione da parte di tutti i cittadini. Quindi ci deve essere un'azione sinergica dei cittadini, di chi ha la responsabilità della gestione del servizio e quindi degli operatori, perché assolutamente devono avere un rapporto diverso con i cittadini, un rapporto innanzitutto di funzione educativa del cittadino e poi in una seconda fase quello della repressione nel momento in cui il cittadino non osserva le regole e le disposizioni che vengono emanate. Se riusciamo a trovare il giusto equilibrio tra questa azione partecipativa del cittadino e l'azione degli operatori con la parte politica, credo che possiamo tranquillizzare
dei cittadini, mentre il Battipaglia sicuramente sarà una città più pulita di quella che abbiamo, soprattutto in questi ultimi due mesi che abbiamo sorteggiato nel centro di Giugno, e saremo una delle prime città, non dico della provincia di Sapri, ma della regione Campania, perché abbiamo tutte le condizioni, tutti i presupposti e le capacità per poter fare meglio di quello che abbiamo fatto. Mi è diventata una città moderna, e la città moderna passa per la qualità dei servizi. Una delle cose che in due anni mi è stata detta più volte è che non davamo opportunità ai cittadini di essere partecipi alla gestione anche economica della TAS. Si chiedeva di passare alla TIA, non ci sono tutti gli strumenti per passare alla TIA, però questo è uno strumento che consente ai cittadini di pagare anche zero rispetto a quello che pagheranno normalmente. Perché il 50% di quello che noi riceviamo sotto forma di ristori sarà tolto ai cittadini direttamente, quindi se i cittadini portano qui il più possibile, alla fine dell'anno pagheranno il meno possibile. I cittadini, non è solo questa la cosa che abbiamo messo in atto per dare la possibilità ai cittadini di essere partecipi. A giorni partiremo per lavori con la nuova isola ecologica, quindi due piattaforme. Spesso si dice dobbiamo venire al centro da zona mare, questa sarà in via Spinetta, quindi in una zona più accessibile dalla zona mare, senza buttarsi al centro. Campagna di sensibilizzazione, a Natale partiremo con una campagna di sensibilizzazione legata al riciclo che si sposa perfettamente nella tempistica e nell'argomento con quest'altra, quindi tutte le luci di Natale fatte sotto al comune, quindi mi saranno con materiali riciclati per far capire ai bambini che saranno interessati in prima persona a questa iniziativa, che con ciò che i genitori, perché spesso sono i bambini che vengono i genitori, non il contrario, con ciò che porteranno qui, non solo risparmieranno fisicamente al momento, ma daranno la possibilità al comune di spendere meno, perché se in città c'è meno plastica, il servizio sarà fatto in termini più rapidi e in termini più efficienti, quindi non avremo un costo minore. È tutto legato. Quindi io credo che questo effettivamente, con l'aiuto, devo dire, con Mimmo in questi mesi ci siamo trovati veramente in grande sinergia, sia in termini generazionali che in termini di qualità tecnica. Quindi volevo ringraziarlo soprattutto per tutto ciò che mi è stato vicino. Tanto bisogna ancora fare, però siamo partiti bene. Partiremo con il piano Conai, come diceva il sindaco, già in alcuni quartieri. Non accento subito, perché il piano Conai prevede una gestione diversa anche dei tempi in cui si depositano i rifiuti. Nelle zone in cui si fa il porta a porta sarà più facile far capire bene le novità e individuare anche punti critici del piano, perché chiaramente il piano poi va modulato mentre si forma, ci sono delle cose ben stabilite, però poi va modulato. Quindi sono contento, ringrazio di nuovo tutto al Vanuva, non solo l'ultimo, e grazie a tutti per l'intervento. È un sistema che attualmente viene utilizzato da circa 58 comuni, è integrato sia per la gestione delle isole ecologiche che per quanto concerne tutta l'attività della raccolta porta a porta attraverso delle unità elettroniche che vengono montate sugli automezzi. Ora l'ingegnere Ferrari vi illustrerà la prima sezione, che è la parte del radio web. Sì, in effetti il sistema è composto da due moduli, il modulo radio e il modulo GPS. Il modulo radio è quello che consente praticamente la contabilizzazione dei rifiuti conveniti, quindi insomma dentro il progetto che abbiamo impostato il sindaco, insomma, l'assessore. Il modulo GeoTrace è un modulo che consente la tracciatura elettronica degli automezzi. In effetti gli obiettivi che ci siamo posti insieme praticamente alla tecnologia del comune di Battipaglia è quello di ridurre il costo di smaltimento e di ridurre i costi di gestione del sistema. Per ridurre i costi di smaltimento l'idea è quella di incentivare al massimo la raccolta differenziata. Per incentivarla abbiamo creato un sistema che consente la registrazione puntuale e precisa dei contenimenti fatti da parte dei cittadini.
Bertini presso Pisa Tecnologica, e questo ci consente poi di dare la priorità, quindi insomma o i punti consentiranno di avere praticamente il premio a fine marzo o successivamente di avere una detrazione della tassa che, dalla tassa che sarà proporzionale ai rifiuti conferiti. Dall'altro canto ci proponiamo insomma di migliorare la qualità dei servizi attraverso appunto il monitoraggio insomma della gestione degli automezzi attraverso il sistema geodesico. Per quanto riguarda lo specifico sistema radio, che è l'acronimo di raccolta differenziata utilizzata, noi abbiamo realizzato un sistema che è completamente web base, cioè tutto sviluppato sul web, ed ha due sezioni, una dedicata alla pubblica amministrazione, in senso della gestione vera e propria del sistema, e una dedicata al cittadino, attraverso la quale il cittadino può interagire con l'ente comunale, l'ente gestore, sia per consultare praticamente i premi, cioè dei conferimenti man mano acquisiti, sia anche per inviare insomma le segnalazioni, per le richieste, ed attraverso un modulo che noi chiamiamo contact center, avere in tempo reale o quasi reale delle risposte. In effetti, come funziona il discorso praticamente nello specifico dell'isola ecologica? Tra breve, insomma, finita questa presentazione, ci sposteremo nella sala dove ci sta il punto di raccolta vero e proprio e faremo là una dimostrazione pratica per vedere insomma, come avviene. Sostanzialmente i cittadini sono stati dotati di una card identificativa che noi chiamiamo EcoCard. Presentando questa card identificativa vengono identificati, viene selezionato il tipo di rifiuto insomma, che si deve conferire, il rifiuto viene pesato e viene praticamente registrato al sistema questa pesatura. Ad ogni pesatura viene attribuito un credito maturato, a fine della campagna viene fatta la somma e si vede praticamente nel dettaglio il credito praticamente maturato complessivo da ogni singolo tempo, insomma la classifica, e si vedrà insomma chi avrà diritto praticamente all'opinione. Vedremo meglio nel dettaglio insomma dall'altro lato sulla pratica. Comunque insomma abbiamo una bilancia che è collegata direttamente al nostro sistema e ci consente di gestire praticamente la pesatura. Qua vedete il quadro riepilogativo praticamente insomma delle priorità sia nella fase del punteggio sia nella fase successiva di detrazione dalla devo portare le lattine questo momento quello che è allocato qua è questo, cioè sta qua il punto di raccolta di agroecologia. Ovviamente il nostro sistema può essere anche eventualmente arricchito con delle isole, diciamo, con delle unità portatili fondamentalmente. In questo momento loro hanno un'unità qua dove il cittadino viene e conferisce il rifiuto fondamentalmente. È un condominio che voglia fare, non so, un contenitore di per la classica per tutto il condominio. Diciamo. Questo nel caso specifico lo stiamo facendo per un altro grosso comune, dove i grossi condomini saranno allocate delle nostre unità, ok? Che sono del condominio, ok? All'interno di questo condominio ci sarà una nostra unità, chiamiamo un chiosco intelligente, dove il condomino può andare verso sul chiosco, autenticarsi attraverso una card, pesare il rifiuto e automaticamente il sistema metterà un'etichetta adesiva sulla busta, sul conferimento individuale. E tutti i dati poi vengono sempre trasferiti automaticamente al sistema radio centrale. La risposta viene data alla segnalazione, cioè anche il tempo di intervento. Sì, anche questo viene praticamente, se lei vede qua praticamente registrato la data 1 in cui è arrivata la richiesta e sotto qua la data 1 in cui è stata praticamente evasa praticamente. Qui abbiamo anche il tempo. Gli orari sono gli orari che hanno l'ufficio? Questo è il mio web, qui l'orario della richiesta, l'orario effettivo questo giorno 24 su 24, ovviamente gli uffici gestiscono la risposta nei tempi di lavoro insomma, loro proprio durante l'orario della
E qua, come vedete, praticamente ad ogni richiesta viene creato sia il ticket della richiesta sia il ticket della risposta, cioè quando la richiesta sta evasa. Quando praticamente insomma viene evasa la richiesta o viene aggiornata, perché potrebbe esserci anche più passaggi, potrebbe essere più complesso, arriva per posta elettronica una segnalazione all'utente che lo avverte, dice guarda, vai sul tuo praticamente, sulla tua area riservata, dove troverai lo stato di avanzamento del richiesta. Questo è un aspetto relativo al contatto sempre, perché poi abbiamo poi tutto un aspetto relativo alla reportistica, praticamente insomma al conferimento presso l'isola ecologica. Ecco, per esempio con questa reportistica noi riusciamo a vedere gli utenti maggiormente virtuosi, cioè gli utenti che hanno fatto un numero maggiore di conferimenti. Per esempio questo utente qua, grafica di ha fatto 6 conferimenti. Non fa incidente. Avete pensato piuttosto che ho più lavoriato, non ho più di esperienza, magari non ho più anche per illustrare, cioè, i procedimenti, è una cosa semplicissima, però. Io non dico mio padre, però. Diciamo che la filosofia generale del sistema è quella di essere il più semplice possibile, quindi cercare insomma, di rendere insomma, l'operazione proprio molto semplice. Ovviamente la parte presso l'isola ecologica viene fatta con l'ausilio degli operatori, quindi sono la persona che porta qua praticamente il rifiuto, non deve fare niente. L'unico insomma, piccolo insomma, sovraccarico sta ovviamente da casa se non deve fare la consultazione, però diciamo così a noccio, perché comunque quando loro qua conferiscono praticamente presso l'isola ecologica hanno anche una ricevuta dove viene indicato insomma, il credito, cioè cosa si è conferito, il credito maturato, il credito complessivo, quindi da qua praticamente si riesce anche che non ha dimestichezza con il web a gestire la ricevuta. Ma che è il costo dell'evento? Questo sono tecniche, non so. No, questo è praticamente questo costo del progetto, noi in base a quello che riusciamo a conferire e quindi alle quantità che riusciamo a recuperare dal CONAI, man mano riusciamo, abbiamo fatto un contratto diciamo atipico con poiché i soldi non ne avevamo, in base alle quantità di rifiuti che i cittadini battivali riescono a conferire, così riusciremo poi man mano a pagare stanza tutta. Ah, lo paghiamo stanza tutta, paghiamo. Quanta stanza dove ci vuole? No, non c'è niente. Dobbiamo affinare in base a... L'importante è averlo dato, siccome quando costa non è importante. No, questo no, però è fondamentale proprio perché non andrà sicuramente a essere un ulteriore debito a carico della società. Poi un altro elemento fondamentale del nostro sistema, il sistema è agganciabile, una serie di device, ad esempio come distributori automatici di sacchetti, ok? Che permetterà ovviamente con il medesimo sistema software quello di andare a gestire un sistema automatico di distribuzione dei sacchetti. Tutto ciò ovviamente comporta sempre un'ottimizzazione complessiva delle attività che svolge Autoecologia nei confronti dei fornitori. Allora, vorrei fare anche questo grafico, se lo faccio anche come diceva il sindaco precedentemente, cioè il discorso insomma, di premiare le strade, le zone che hanno insomma, che fanno sono maggiormente virtuose. Questo grafico dà praticamente la distribuzione per strada, ma si può fare anche per zona, dei conferimenti effettuati e qui dà anche la, il rapporto rispetto al totale. Qui si riesce a capire insomma, anche le zone della città che hanno, insomma, sono più virtuose, quindi insomma, hanno una maggiore sensibilità rispetto praticamente al discorso della raccolta.